proprio il prossimo passaggio all'Istat di tanti ricercatori dell'Istituto di Studi e Analisi Economiche, l'assunzione di ricercatori e altro personale giovane qualificato in vista dei prossimi censimenti, la rete di collaborazione che il Sistema Statistico Nazionale ha già creato, la recente costituzione della Scuola Superiore di Statistica e Analisi Sociali ed Economiche, la disponibilità dei tanti, compresa la professionalità di chi già lavora in Istat e nel Sistan, che saranno qui in questi giorni o che ci seguiranno via internet, costituiscono altrettanti asset tangibili e intangibili da mettere a sistema per compiere il salto culturale necessario. Al centro della statistica del XXI secolo non ci saranno semplicemente i soggetti e le attività che essi svolgono individualmente, la produzione, il consumo, l'impiego del tempo libero, ma soprattutto le relazioni tra di loro. Si pensi al tema della fiducia, fondamentale sia nei rapporti sociali sia in quelli economici, come la recente crisi finanziaria ha dimostrato. Cioè dimensioni immateriali, per la cui misura sarà necessario sviluppare strumenti completamente nuovi, così come l'economia comportamentale sta facendo grazie all'avanzamento delle neuroscienze. Come facilmente immaginabile, non si può realizzare un tale cambiamento di mentalità senza un forte investimento in capitale umano. La figura dello statistico ufficiale qui disegnata non si trova facilmente sul mercato, ma può essere costruita con tre ingredienti base: visione, competenze tecniche, tensione etica. Ci sono paesi come la Francia dove l'esistenza di una grande école vicina all'Istituto di Statistica, la reputazione di quest'ultimo e un sistema di mobilità professionale ben strutturato fa sì che gli alti funzionari dell'INSEE siano considerate risorse pregiate nella pubblica amministrazione francese e nel settore privato. C'è qualcosa che impedisce che ciò possa accadere anche in Italia? La combinazione di serie selezioni alle entrate, formazione avanzata e interdisciplinare realizzata attraverso la Scuola Superiore di Statistica, possesso di competenze manageriali, possesso di esperienza sul campo volta a generare e diffondere conoscenza, bene, tutto questo potrebbe consentire anche all'Italia di realizzare il modello francese e così sostenere lo sforzo di riforma della pubblica amministrazione nella quale la valutazione dei risultati ottenuti assume un ruolo decisivo. La riflessione in corso a livello europeo verso l'istituzione di un master in statistica ufficiale, e all'Italia è stato richiesto di guidare questa riflessione, dimostra come queste problematiche siano comuni a tutto il sistema statistico europeo e anche oltre. Essere uno statistico ufficiale oggi significa anche essere capace di far parte della comunità statistica globale, che non vuol dire solo parlare le lingue, ma anche pensare in termini globali, cioè vedere il confronto con colleghi nazionali di altri paesi come un'opportunità di collaborazione, non di competizione, evitando di reinventare la ruota, ma essendo disposti a utilizzare strumenti e approcci già sviluppati da altri, se di buona qualità, condividere le proprie conoscenze piuttosto che tenerle per sé. Non si vede proprio perché in Italia non possiamo sviluppare un meccanismo di mobilità tra i vari enti Sistan, anche con l'Istat, per lo scambio di personale. L'Istat intende promuovere nel 2011 un'iniziativa in questa direzione, anche in funzione dell'attività della scuola superiore. Infine, ho parlato dell'idea di un nuovo patto tra sistema statistico e società. Per molto tempo gli statistici ufficiali, in nome della loro indipendenza e autonomia dal potere politico, hanno evitato di confrontarsi apertamente con la società su come costruire le condizioni per il successo della statistica pubblica, quasi che la politica e la società dovessero, per definizione, riconoscere la sua importanza e quindi assicurare le condizioni giuridiche, economiche e culturali per il suo svolgimento, secondo i principi definiti dalle Nazioni Unite. Purtroppo così non è, e non è mai stato in nessun paese. Quando la statistica pubblica è stata capace di rispondere ai cambiamenti nei bisogni di una società, anticipandoli, quando l'Istituto di Statistica è stato visto come fonte affidabile di conoscenze, luogo privilegiato di innovazione, quando gli statistici sono stati visti come persone di valore,
in grado di dialogare con il resto della società, quando la statistica è stata capace di interagire in modo efficace con i vari poteri senza perdere la propria specificità e indipendenza, è allora che essa è cresciuta. Tanti sono i casi che si potrebbero citare per dimostrare che o è una società intera che difende e favorisce il ruolo della statistica ufficiale usando, analizzando e, se del caso, criticando seriamente le statistiche prodotte, o non c'è modo di passare al livello superiore del gioco. In questo contesto società vuol dire le forze politiche, ma anche le rappresentanze della produzione e dell'associazionismo, la stampa, i gestori dei mezzi di comunicazione, i ricercatori, gli accademici, i rappresentanti degli enti centrali e locali della pubblica amministrazione. Ma cosa si dovrebbe fare qualora queste componenti fossero disponibili a discutere seriamente del loro contributo allo sviluppo della statistica 2.0 per realizzare questo patto? E quali dovrebbero essere gli ingredienti di un tale accordo? Mi permetto di fare brevemente alcune proposte. In primo luogo, l'Istat e gli enti di assistan dovrebbero impegnarsi ad assicurare la qualità e la trasparenza dei processi di produzione e diffusione dell'informazione statistica ovunque, adottando le regole stabilite a livello internazionale, così da minimizzare i rischi di lesione dell'autonomia scientifica e massimizzare la produzione di statistiche affidabili, tempestive e così accrescendo la fiducia nella statistica pubblica. Contenere l'onere sui rispondenti, in particolare sulle imprese, derivante dal soddisfacimento delle nuove esigenze informative, motivando pubblicamente le azioni che implicano un aumento del carico statistico. Potenziare la restituzione dell'informazione prodotta ai singoli rispondenti e alla società, aumentando il valore aggiunto della nostra attività, disegnando nuovi prodotti adatti ai differenti gruppi di utilizzatori. Accrescere l'accesso per fini di ricerca scientifica ai microdati raccolti a fini statistici, assicurando la privacy dei rispondenti, ma abbattendo gli ostacoli non necessari che oggi limitano il lavoro dei ricercatori. Investire sulla formazione degli operatori dell'informazione, offrendo strumenti agili di apprendimento sul campo, al fine di migliorare il loro lavoro e aiutandoli a distinguere le buone dalle cattive informazioni. Infine, creando un dialogo continuo con l'utenza, attraverso il Consiglio Nazionale degli Utenti dell'Informazione Statistica, che creeremo all'inizio del 2011. Da parte loro, le differenti componenti della società potrebbero impegnarsi a sostenere, promuovere e proteggere l'attività della statistica pubblica. Ad esempio, la politica si potrebbe impegnare a riformare la governance statistica europea e nazionale, definendo nuove regole per finanziare il sistema statistico pubblico, regolamentando più incisivamente l'attività della statistica privata, così che anch'essa rispetti, nei fatti, standard minimi di qualità e autonomia. I media potrebbero impegnarsi a non dare spazio a dati statistici su temi, per quanto curiosi e potenzialmente interessanti, già coperti dalle statistiche ufficiali e prodotti in base a metodologie non chiaramente spiegate. La nomina in ogni giornale di un editore statistico, come fatto da alcune testate internazionali, con il compito di sovrintendere alla qualità dei dati pubblicati, consentirebbe un netto salto di qualità. Le rappresentanze del mondo produttivo potrebbero impegnarsi a sostenere presso i propri associati le rilevazioni statistiche condotte dal Sistan e sulle quali il Consiglio degli Utenti si è espresso favorevolmente. Il mondo dell'associazionismo e le fondazioni potrebbero impegnarsi su un programma di diffusione della cultura statistica per i propri iscritti e le proprie comunità locali. Infine, l'Accademia e il mondo della ricerca potrebbero contribuire di più al disegno di servizi informativi più avanzati, per favorire la comunicazione alla società dei dati chiave di carattere economico, sociale e ambientale, nonché svolgere un ruolo di cane da guardia nei confronti dei produttori pubblici e privati di informazioni statistiche di dubbia qualità. In questi due giorni vedremo se sussistono, come mi auguro, le condizioni per lavorare in questa direzione. L'Istat è pronto a fare la sua parte.